Senti, ma dove lo porti adesso? Quindi, seconda e terza corda partendo. Allora, indice lo metti qua sotto, devi premere, il medio lo metti qua e con quest'altra mano suoni, premendo. E qui c'è il primo accordo, è un accordo mi minore. Ecco, però devi imparare. Però è un po' più basso. Perché mi sta piccolo. Devo suonare anche basso. No, tu sono piccolo. Quindi vai bene a perpendicolo. Questo è forte. Sì. Questo è forte. Devi appoggiare con la mano così. Perché adesso all'inizio poi dopo ti suona, capito? Adesso non ti suona perché vedi, guarda, se lo faccio io. Ma non mi dico niente, no, perché a me non dice mai nessuna parola sulla testa di Capodanno. Perché non suona? Perché è top secret. Esatto. Quindi tu praticamente devi sempre fare attenzione a mettere le dita bene perpendicolari, quindi lo puoi fare o così, eh. Così è più comodo per accedere su altri accordi. Quindi tu c'hai il medio e l'anulare, oppure l'indice e il medio, però è più comodo il medio e l'anulare. Mano perpendicolare. Bisogna sapere quali sono l'indice e il medio. E questo, beh, ma lo saprà. E tu dici? Dai, per scontato le stesse cose che io do per scontato con te quando tu usi il computer. No, vabbè, ma non è esattamente così. Ecco, tu c'hai questo accordo che è un accordo di mi minore, perché il basso è un mi, lo stesso come si vede così, però queste suonano e invece così suonano così. No, così è l'accordatura open, diciamo, aperta della chitarra. Così formi l'accordo più semplice che c'è, l'accordo di mi minore. Allora, accordo di mi minore, ripeti l'accordo di mi minore. Lo spazio giusto qual è? No? Questo non ti ha suonato perché l'hai ammortizzato, capito? Per questo tu adesso impari a fare gli accordi con questa misura, che è una misura più piccola adatta alla tua mano. Poi dopo, già tra qualche mese, a primavera, passi sulla chitarra più grande con la musica normale. Però l'importante, guarda, allora, l'importante è mai prendere i brutti vizi all'inizio. Gambe accavallate, nel nostro caso. La mano è sempre così, è messa sempre così, sempre a perpendicolo così e perpendicolo questa di qua. Quindi... Questo con la mano sinistra. Con la mano destra tu praticamente hai accesso alle sei corde usando il pollice per i primi due bassi. E le restanti quattro dita per quelle che stanno sotto. Quindi poi devi fare degli esercizi di questo tipo. Ossia, parti con il pollice che governa sempre queste due cose. E le altre dita quasi sempre sono tre, raramente diventano quattro. È giunta mezzanotte, si spengono le luci. Questo, capito? È già un accordo che ti permette di avere una... Poi, un altro accordo, te ne insegno un altro, che non ti carico troppo di cose. Questo era un mi minore. Questo è un po' più complesso, ed è il la minore. Devi usare tre dita, indice, anulare e medio.
Per me, per esempio, è troppo piccola questa chitarra, perché io ho le dita più grandi, quindi mi suona male. Stesso discorso. Tu devi fare questi esercizi. Prova a prendere questo Mi minore. L'indice ce l'hai qua, nella prima posizione sulla seconda corda. Poi secondo spazio, terza corda. E quarta corda sempre nel secondo spazio. Prova. Quindi, indice qui. Indice qui. Indice qui sempre a perpendicolo, medio qui e anulare quello sotto. Suonalo. Sì, suonalo. Adesso tu c'hai la mano tenera, non hai ancora. Ma tu che vedrai che se tu ti eserciti nell'ambito di una settimana già, prendi benissimo questi due accordi. Qual era il primo accordo che abbiamo visto? No, sì, no, il primo, sì, esatto, un Mi minore. Com'era il Mi minore? Erano solo due dita, ti ricordi? Esatto, esatto, esatto. Sempre, ecco, così. Esatto, senti come già ti ha suonato bene questo. Adesso prova a prendere il La minore. Primo spazio, seconda corda. Cerca di prenderle sempre perpendicolari, capito? No, questo qui, quest'altro sopra. Tre attori di passo. Così. È un. No, aspetta, scusa, Ecco. Questo. Ecco fatto. E questo è il La minore. Quindi adesso fai una cosa, tu passa un po' il tuo tempo esercitandoti con questi due accordi. Vediamo bene gli accordi, cosa, dai. Qualche bisogna. Cosa, come? Vediamo bene gli accordi. Allora. Però forse dovete stare più verso di me perché spara. Dimmi come vuoi che mi metto, così te lo faccio. Più verso di me, esatto. Così? Ne vediamo con Jack vicino. Vai Jack, vieni qua a vedere bene l'accordo. Si vedono bene le posizioni... Nei limiti, sai, non è che io sia... Comunque già ti ricordi... Vai. Basta. Secondo accordo. Ok. Ok. Sono due mendicanti che girano. L'importante è che il pollice ti serve da contrasto, capito? Ti permette di fare questo. Il famoso pollice opponibile della razza umana serve sulla chitarra per questo, capito? Quindi tu c'hai, vedi che te lo preme da dietro, ti fa suonare bene. Non devi stare così, perché ti serve il contrasto sempre dietro. Mi minore, La minore. Mi minore, La minore. La sera canto, io ritorno a casa. Mi fa disperare il pensiero di te. Okay. Primo accordo, Mi minore. Secondo accordo, La minore. Mano destra, pollice che governa i due bassi. Questa è una ritmo. I polli, la bacchia e le galline, without no the spine.